Giovedì il nostro salotto dal quale come sempre andiamo ad estrapolare l'attualità, e l'attualità vuol dire pallavolo, vuol dire Perugia, vuol dire mercato, vuol dire personaggi che come sempre vado a ringraziare e presentare, e quindi il direttore di TRG Giacomo Marinelli Andreoli, grazie per questo tuo voglia di essere qua insieme a noi. Sono in difetto io perché praticamente sin qui non abbiamo trovato le combinazioni, ma tu sei una persona molto impegnata perché sei davvero una persona istrionica e ti dai tanto da fare, e quindi questa sera racconteremo un tuo bel progetto e il tuo romanzo che lunedì alla Sala della Vaccara alle ore 17 andrai a presentare, lo diciamo subito, nel segno dei padri, quindi la camera di Paolo o di Carlo mi dà una mano, e quindi sarà un bel racconto. Andremo ad estrapolare alcuni concetti, ma con Giacomo parleremo di tante cose. L'albero più alto del mondo, questi 630 metri con 30 campi di calcio di luminarie, quindi parleremo dei ceri, questa bella storia che dal 73 sono un pochino l'immagine dell'Umbria, ma parleremo di Sir, parleremo di tante cose. Speriamo che ci dia una mano. E allora saluto nel frattempo, saltando una seggiola, Giuseppe Lomurno, presidente FIFA regionale, lui ovviamente anche il responsabile dell'odontoiatria Santa Maria della Misericordia per la responsabilità della chirurgia orale. Naturalmente questa sera sei qua per parlare tanto di pallavolo, stanno avvicinandosi i momenti importanti, ma soprattutto perché crediamo che il Pallabarton già è protagonista ogni domenica fra gioiellerie, Bartoccini e Sirsefeti, di momenti davvero straordinari. Ma a giugno ci sarà un evento davvero molto bello, ne parlerai tra qualche attimo. Allora c'è una seggiola vuota, ma intorno alle 22 arriverà il presidente della SIR, Gino Sirci, con lui parleremo un'oretta perché domani deve andare a Firenze, magari Giuseppe, non per andare a prendere accordi con il Nelson Mandela Forum, chissà, per portare via la pallavolo, Giacomo, speriamo di no, quindi naturalmente con la sua grandissima attività imprenditoriale ci auguriamo che sia solo un impegno proprio professionale. Paola, buonasera, ben ritrovata, e naturalmente torno da te fra qualche attimo. La nostra squadra sempre vicino, ecco, quella di Gettulio, certo, e di Diletta Vigini, inseparabili, lo so, no, sempre più vicini, quindi devo cominciare a pensare male. Sei geloso? No, assolutamente no, ma potrei anche esserlo, ma quindi lasciamo il punto Marisa di domanda. Marisa, la senti qui caduto? Allora, Gettulio, iniziamo subito a tenere l'ambiente molto caliente, quindi dal baule dei ricordi, sì, molto impolverato, andiamo ad estrapolare. L'altra per sera esempio ho incontrato un amico che era un pezzo che non vedevo, e io ho detto, ho saputo che la tua suocera è stata male, adesso come sta? Bene, ma fa lui, ma ancora hanno perso tutte le speranze. Ma Gettulio, no, perché si augurava che non mi ha ricaduta. Gettulio, con sta suocera non c'è. Poi eppure ho capito che con sua suocera Gettulio aveva un ottimo rapporto. Ottimissimo, ma difendeva sempre. Le storie non sono tutte uguali, no? Ma l'ho portata anche la Santa Rita. Quindi forse mi ha tratto giovamento facendo quel viaggio a Cascia. Le va bene. Allora, con Diletta, prima di andare a sfrugnare con le curiosità dal globo, vogliamo subito entrare, andremo poi con le grafiche, ma quando arriverà il presidente. Non ne niente di stivalla Diletta. Diletta è una storia bellissima di questa stagione. Vestita benissimo, soprattutto truccata benissimo, magari se la camera di Paolo fa subito un giro rapido, c'è Michela bellissima, Paolo, perché lei è la maestra di turno, quindi c'è la truccatrice facendo bella, bellissimi dei soggetti che già sono straordinari, però lei ci mette quel qualcosa in più, grazie e Michela. Devo dire che il mio compagno qui, quando la vede, ogni volta che la vede quanto sei contento, cose belle te. Facciamo ringiovanire Gettulio. Allora Diletta, prima di leggere abbiamo allargato, cerchiamo invece di capire che stanno arrivando gli appuntamenti tosti per questa sera, sì. Quindi un fine settimana dove ovviamente dobbiamo solo fare non bene, benissimo, quindi superlativo obbligatorio, però anche gli altri avranno i nostri obiettivi, quindi di poter superare una SIR che è ritornata brillante, in forma, dinamica. E assolutamente sì, ho sentito molti dire che è positiva appunto la vittoria che abbiamo avuto
il fine settimana scorsa su Modena, non sono proprio di questo avviso, perché ritengo che indubbiamente Modena arrivi con il mordente ancora più accentuato e farà di tutto, farà assolutissimamente di tutto per guadagnarsi questa vittoria, anche perché appunto viene da una serie di sconfitte, di delusioni abbastanza pesanti per l'ambiente, per l'allenatore, per i giocatori stessi, che sono stati messi in discussione anche da Velasco e che sicuramente verranno a Bologna molto carichi. Lo so, però loro sanno che da anni il Taraflex sarà una bella sfida, sarà una bellissima sfida da ambo le parti, perché sì, anche l'altra partita credo che sia di altissimo livello. Lorenzetti ha speso delle parole bellissime, ha detto: per vincere, la squadra che vincerà sarà la squadra che andrà oltre i suoi limiti, e credo proprio che abbia ragione, perché le squadre sono tutte di livello, la tecnica è dappertutto, però la squadra che si aggiudicherà secondo me la Coppa sarà la squadra appunto che farà quel qualcosa in più, che avrà quel mordente in più rispetto agli altri, e speriamo che sia Perugia, ovviamente. Andate fame. Allora, andiamo invece. Eccoci, andrebbe premiato per la costanza il cittadino Arnold H, 50enne dell'Oregon, che in 30 anni ha compiuto furti su auto per un valore di $1 milione, facendola sempre franca. Colto sul fatto durante l'ultimo furto, ha candidamente ammesso di avere sempre rubato più per hobby che per bisogno. In casa sua e nella cantina la polizia ha trovato più di 50.000 oggetti sottratti in 30 anni di assidua carriera, e è stato condannato a 6 anni di reclusione. Gli è andata pure bene, sì. Sì. Allora, Giacomo, prima di allargare il mondo gioco su tante cose, gioco valso la candela. Assolutamente sì. Allora, Giacomo, sì, era un momento straordinario, sì. Eri presente con Vibo, ovviamente da direttore di TRG non puoi non andare a fare un focus oltre alla grande passione, ma d'altronde un direttore anche delle regole professionali di essere super informato, e a volte gli occhi sono un testimone davvero straordinariamente oculare. Allora, anche perché vedere la partita dal vivo, qui mi confermerà sicuramente anche il presidente, è davvero un'altra cosa, soprattutto in una posizione particolare, quella della stampa, cioè vedendo non di lato ma osservando soprattutto le difese, che dal basso sono impressionanti. Io gioco soltanto per diletto, quindi la mia non è un'impressione tecnica, però la Sir quest'anno è la Juventus della pallavolo, ovvero è obbligata a vincere, perché ha preso il Cristiano Ronaldo della pallavolo, che è Leon, perché arriva da una stagione trionfale, e quindi teoricamente ha tutto da perdere. Però questa è una squadra che sta dimostrando di saper alzare l'asticella. Confermarsi è molto più difficile che vincere per la prima volta, ma ad esempio la vittoria su Modena, a Modena, di domenica scorsa, veramente segna un salto di qualità. Era, mi sembra, 5 anni che il Perugia non vincesse, sì, a Modena. Era da un gennaio 2014. Partita delicatissima contro Zaitsev, contro Anzani, e invece dopo una partenza così l'hanno ribaltata bene. Io fiducia per la Coppa, poi è vero, ogni partita è una storia a sé, per cui si ricomincia da zero. Giuseppe, era una trasferta temibile quella di Modena, perché da sempre insomma rappresenta un po' la storia del volley, però le stagioni non sono tutte uguali, quindi Perugia è in crescita esponenziale, per vincere, d'altronde noi non vogliamo farci scucire questa Coppa Italia conquistata meritatamente al Palaflorio l'anno scorso a Bari. C'eravate, naturalmente un presidente regionale della pallavolo non può non essere pugliese di nascita. Tra l'altro. Quindi non potrebbe rappresentare questa vittoria in carrozza, se vogliamo, sì, si è perduto il primo set, ma poi praticamente è stato quasi uno sparring partner nel Modena, forse perché Perugia ha fatto davvero una partita fantastica, nonostante 30 errori in battuta, quindi ecco, che non è un dettaglio. Quindi ritrovarsi proprio Modena, quindi un leone ferito e una Perugia convinta che comunque con il risultato di domenica si può gestire un progetto di vittoria, come la vedi, presidente regionale? Intanto abbiamo fatto una bellissima partita, c'ero anch'io, ecco, col direttore, ed effettivamente la partita è stata magnifica da un punto di vista, secondo me, anche interessante da un punto di vista tecnico. Perché? Perché siamo riusciti, intanto, con dei tifosi che nel momento in cui Zaitsev pigliava la palla non ce n'era per nessuno, perché praticamente riuscivano a demoralizzarlo. Ciò che non avveniva per Atanasievic,
perché io penso che i fischi gli facciano bene a lui. Ho visto delle performance che sono al di fuori da quello che è una partita fuori casa con il Modena. E se guardiamo i 27 punti di Atanasevic e 10 di Zaitsev, sembrava che fosse in un ruolo di sicuro non da opposto, perché dicendo un opposto che fa 10 punti praticamente non è in giornata. Sì. Ed effettivamente però quello che io ritengo a Modena, c'è stata la testa. I giocatori hanno avuto la testa, e quando nella pallavolo una squadra ha la testa vuol dire che può andare avanti. E ha perso il primo set e non l'ha perso manco benissimo, perché dobbiamo dire che si poteva anche... Sì, 23-25, fare sono qualcosa, i dettagli che fanno la differenza. Più. Sul 20 pari del quarto set ho detto a mia moglie: se fa tre ace Leon ce ne andiamo, per scaramanzia. Ho fatto tre ace. Hai profetizzato proprio. Beh, però diciamo che... Però Leon non è stato al massimo, anche perché tra l'altro sulla ricezione miravano sempre a Leon. E per fortuna, Gettura. Per fortuna, per fortuna, se no erano dolori. Io non sono d'accordo su quello che diceva la... il nome? Diletta. Diletta. Perché il fatto di essere agguerriti, di essere un po', diciamo, aver subito un morso importante nella pallavolo non è detta che funzioni, perché ci vuole molta veramente pacatezza. Sono grandi giocatori, non tocca dirlo. Chiaro, e poi chiaro. Io penso che abbia vinto anche 1-0 il nostro Lollo contro il mitico Julio Velasco. E la battuta Giacomo Velasco, ovviamente a livello strategico, quando vinse proprio nel 90, che noi in Italia con il calcio facemmo una figuraccia perché non vincemmo quel mondiale, era nelle nostre possibilità perché avevamo dei grandi giocatori, invece la nazionale femminile e maschile di pallavolo al Maracasegno si permetteva il lusso di superare Cuba. E proprio una battuta tra le righe di Velasco dice: bene, Modena, l'Italia quando lui la guidava con Cuba aveva sempre perso, poi sappiamo come era andata a venire. Quindi la vedi un po' una provocazione? Velasco è un comunicatore, quindi lui deve comunicare alla sua squadra trasmettendo sicurezza, e deve comunicare anche un po' di soggezione magari agli avversari, quindi rappresenta un mostro sacro per questa disciplina. Coach, è un mental coach, quindi lui sa che dicendo queste cose smuove, o comunque può smuovere qualcosa, lanciando questi messaggi può smuovere qualcosa nei propri giocatori, ma può anche creare un pizzico di timore riverenziale, o almeno questo è il suo intento, negli avversari. Se ci riuscirà non lo so, perché mi sembra che Atanasevic quando viene fischiato è un po' come Ibrahimovic, va in estasi, per cui bisogna vedere se funzionerà la cosa. Tanto perché hai fatto il paragone con la nazionale, io credo che quel 3-2 soprattutto col Brasile in semifinale in quel mondiale sia paragonabile al 3-2 col Brasile dell'82. Vero. Che sia una pareggio, chi ha avuto la fortuna di vederla e ama la pallavolo possa paragonarlo al 3-2 della nazionale di Argentina. Assolutamente. Allora, Diletta, Julio Velasco uno stratega, però ovviamente da quel novembre 2016, quando è arrivato il signor Lorenzo Bernardi, questo condottiero con le idee chiarissime, ha dimostrato che se Perugia voleva iniziare a vincere, forse in panchina ci voleva una persona come lui, che nella vita ha vinto esageratamente tanto. Sì, assolutamente. Ho sentito anche la conferenza stampa di Colaci, che ha proprio citato le stesse tue parole, dicendo che Perugia negli ultimi anni ha acquistato grandi giocatori, ha avuto anche dei grandi allenatori, ma indubbiamente un passo avanti, un cambiamento, una svolta c'è stata nel momento in cui è arrivato Lorenzo, che non solo è un ottimo allenatore da un punto di vista tecnico, altrimenti non saremo qui, ma lo è anche dal punto di vista mentale. Sì. È veramente una persona, a parte super piacevole, che ne sa di ogni, che riesce a spaziare in qualsiasi discorso. È bellissimo anche intervistarlo, no? Abbiamo avuto il piacere diverse volte, sì. È una persona molto piacevole e indubbiamente un ottimo allenatore, perché i risultati parlano. Eh sì, i risultati sono delle cose chiarissime nella vita, anche perché per vincere un triplete, per fare comunque una semifinale alla pala lottomatica, ovviamente poi avevamo di fronte purtroppo Kazan e soprattutto Leon.
E a Kazan in Russia abbiamo fatto un ottimo lavoro, perché un terzo posto assolutamente, abbiamo avuto la sfortuna di giocare praticamente subito con Kazan, sennò chissà che comunque no, magari ma... pur perdendo poi bisognava giocarla, potevamo ripetere la storia di Roma. Nello sport come nella storia non ci sono i sé. Giancarlo, però no, ho fatto uno sbaglio quella volta. Che quando? A Roma? Non sono dito a Kazan. Che mai hanno fatto? Ho portato via Tatia. Io mi sono accodato, non è che mi dovevano vietarlo, Gettulio. Io mi piace seguire la grande pallavolo fuori, quindi, e soprattutto anche quella femminile, che ci auguriamo a breve, ne parleremo dopo la pubblicità, perché queste Bartolcini gioiellerie forse stanno coltivando un sogno molto importante. Ne parleremo dopo la pubblicità. Nel frattempo Paola Filomeno sta facendo proprio la foto, più che il ritratto, del nostro direttore Giacomo e Andreoli Marinelli, che questa sera abbiamo il piacere di avere ospite. Quindi Gettulio, prima della fascia commerciale, è chiaro, assolutamente. Una maestra a scuola domandata ai freghini, no, ti so alludi. Mi sapete dire perché in geometria due rette parallele non si incontrano mai? Freghini ci pensa un po' e poi dice, è facile, suora maestra, perché non sono mai data appuntamento. Certo, se no ci sarebbe stata forse anche uno. Alla diretta, amici telespettatori, quella targata 7 febbraio ovviamente 2019, Paola Filomeno sta ultimando la sua prima foto, io le chiamo foto più che ritratti, poi vediamo se il destinatario è di questo avviso. Allora Gettulio, invece, riprendendo la marcia al circoletto, no, due amici si incontrano e un dista con l'altro. A te ti piacciono le donne stupide? No, di sicuro, fa lui. E quelle che bevono? Dice, no, per l'amor di Dio, manco per niente. E quelle grezze che non sono manca a capire gli uomini, a capirle, Dio ce ne libera. Allora spiegami una cosa. Come fa l'amante della mia moglie? Ma Gettulio, andiamo sempre con questi concetti. Su orari ancora protetti? Detto tutto. Codite, di scandaloso. Non dice scandaloso. Ha ragione. Diletta, proviamo a recuperare. Ehi, la Diletta a manifesto. Sì, come sì, assolutamente, era troppo carina. Un bambino di 8 anni dell'Ohio, USA, ha imparato a guidare guardando YouTube, ma ha voluto mettere in pratica quanto appreso e all'insaputa dei genitori con la loro macchina ha portato la sorellina al fast food senza fare infrazioni se non quella per i limiti d'età. Allora Giacomo, prima hai fatto una storia molto carina ricordando Gettulio, no? Fra la Lorella Cuccarini e Gettulio, c'è piaciuta la battuta. Vai ad amplificare perché noi vogliamo giocare. Lorella Cuccarini è la famosa, è la più amata degli italiani, quando... penso lo sia, insomma, ancora comunque sia molto apprezzata e stimata, ancora però all'apice della sua carriera la più amata dagli italiani. Credo che Gettulio sia il più invidiato, soprattutto nella location. Hai capito che storia parallela? Allora, prima di ritornare da Gettulio, da Giuseppe e naturalmente da Giacomo, voglio cercare di capire da Paola, perché lei il prossimo giovedì non sarà con noi, perché ovviamente gli artisti sono prelevati e quindi io devo assolutamente concederti la pausa. Quindi parliamo di questa bella storia dove tu sei un po' colei che vai a rappresentare questa bella immagine. Allora sì, il 14 marzo, che è un giovedì, febbraio, scusatemi. Giorno di San Valentino, sì, giorno particolare di tutti gli innamorati. Sì, si terrà all'Hotel Gio di Perugia una bella serata all'insegna del vino, dove vedrà protagonista me, l'artista che ha disegnato l'etichetta del vino di una cantina toscana, Le Soglie di Sant'Angelo, molto molto buona e apprezzata.
Niente, presenterò il mio vino, chi vorrà acquistarlo potrà farlo durante la serata e siete tutti invitati. Bene, allora appuntamento il prossimo giovedì 14, giorno di San Valentino. Però con all'hotel di figlie belle donne nude. Le persone serie mantengono gli appuntamenti, soprattutto la puntualità. E naturalmente Gino Sirci è uno di questi personaggi. Lo facciamo subito accomodare qua nel nostro salotto, ben arrivato. Grazie. Allora, si accomodi, ciao, presidente. Presidente. E naturalmente vogliamo così sollecitare su tanti argomenti. Ciao presidentissimo! Allora, intanto dobbiamo mettere il microfono quindi con Giacomo. Proprio volevo cercare, proprio facendo un assist, perché quando quel 7 di dicembre è stato accesso dal capitano delle Frecce Tricolori, sì, il maggiore, non so il grado, ovviamente hai voluto far sì che questo grande personaggio era presente nel tuo salotto, nel tuo studio di TRG, per accendere l'albero più bello e più alto del mondo. Sì, è stato un piacere avere ospite il presidente Gino Sirci in quella diretta che ormai da diversi anni curiamo con TRG. Il 7 dicembre ormai è diventato un appuntamento di caratura internazionale, perché viene seguito in streaming veramente da tutto il mondo, tanti, soprattutto gli emigrati, che vogliono un pochino aprire il periodo di Natale guardando questo spettacolo. E vediamo delle bellissime immagini, quindi grazie regia. Esatto, quest'anno, ogni anno viene scelto un testimonial particolare per premere il fatidico interruttore. Quest'anno c'era la pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori, che era presente con il capitano, ovviamente, il responsabile, e che ha portato il suo saluto e poi ha acceso l'albero. Ricordiamo, insomma, prossimo anno ci venimie la diletta. Possiamo già prendere il posto con il tablet e andiamo ad accendere l'albero più grande del mondo. E c'era il presidente Sirci con noi in diretta negli studi, insomma è stato anche ben augurante questo albero che si accendeva. Insomma, la SIR sta andando bene, speriamo che sia stato l'augurio di un 2019 pieno di soddisfazioni, e andrebbe bene replicare il 2018, ma anche essere un po' più ambiziosi non guasta, vero presidente? Beh, non lo so, adesso vediamo, stiamo facendo. Il primo traguardo non è andato bene, quello della Supercoppa, però comunque c'è tanta carne, diciamo, da mangiare, vediamo se riusciamo a zannarne qualche pezzettino, eh? Allora presidente, dobbiamo parlare così di questi obiettivi imminenti, perché naturalmente nessuno si può permettere, nonostante il livello di questa Final Four è davvero elevato, quattro squadre che meritano naturalmente di essere presenti a Casalecchio sul Reno. Ovviamente lei, guidando questa meraviglia di gruppo, le idee le ha molto chiare. Naturalmente forse gli altri hanno obiettivi diversi, però lei è assolutamente fiducioso che, lasciando stare la Supercoppa, che forse non ci eravamo neanche ancora radunati, forse non è quello il periodo di giocare, i valori non sono reali, anche se tutti si radunano in quel periodo, no? Con i mondiali in corso, ma ora siamo pronti, anche se poi Colaci ha già detto che siamo con il 25% delle possibilità, quindi tutti possono vincere. Beh, certo, sì, beh, effettivamente, cominciando la partita con Modena, che dopo, diciamo, quella ubriacata, dopo quella... Ne parla di domenica? Dopo quelle endorfine a fiumi di domenica scorsa verso le 6:30, perché le endorfine ci hanno affogato, direbbe Gentulio. È stata una partita strepitosa dove le endorfine ci hanno veramente trasformato, e non ci hanno fatto dormire la notte per la gioia. Allora bisogna tornare coi piedi per terra, perché ma è facile, penso che dopo una grande vittoria al Palapanini da 5 anni non si riusciva a fare questo blitz presto. Allora era evidentemente, diciamo, difficile, perché noi anche l'anno scorso eravamo molto superiori alla Modena, che poi è arrivata quarta nella regular season, il quarto campionato, di fatto siamo riusciti a perdere 3-2, poi alla fine sul 20 pare, tie break, perso. Quindi può succedere, evidentemente ci eravamo un po' così. Allora, la squadra quest'anno invece è entrata in modo molto più, diciamo, compatto e battagliero, siamo riusciti a metterli giù. Però voglio dire, sabato prossimo, dopodomani, le motivazioni saranno diverse, perché noi, come al solito, potremmo essere un po' sollazzati, dico io, da questa vittoria, perché anch'io
anche lei, Pacini, anche Peppignolo Murno, siamo un po' così con un pensiero positivo, no? Assolutamente. Siamo speranzosi, molto orientati all'ottimismo. Invece si parte sempre dal 0-0. E quelli di Modena sicuramente saranno col dente avvelenato, penseranno: abbiamo dato 100, non è bastato, dobbiamo dare 150, 160. E questo è quello che succederà. Quindi noi dobbiamo essere pronti a beccarsi questo 50, 60 in più che ci arriverà addosso e che appunto dobbiamo appunto fronteggiare. Ma se tralasciamo definitivamente, non ne parliamo più di quel weekend del 6-7 ottobre, se nei 6 scontri diretti solo a Trento non abbiamo fatto bene, quindi 5 vittorie sì, e la sola sconfitta del BLM Group Arena, ci sarà un motivo, quindi una SIR che no, in questo periodo un gruppo, sta dimostrando veramente di essere la migliore. Ci sono, è un po' come quelli che, voglio dire, le due persone che si incontrano, no? Si capiscono subito, fin da due minuti, dopo due minuti, oppure magari che dopo un mese, due mesi ancora non si sono capiti. E evidentemente noi abbiamo avuto, diciamo, un'amalgama rallentata, anche perché abbiamo cambiato tre grosse pedine: il centrale, un centrale, una banda e appunto un'altra banda. Quindi ecco, c'è fondamentale, diciamo, è l'impalcatura della squadra che si è dovuta rifare, quindi evidentemente gli altri sono adeguati meglio e quindi però ecco, era soltanto, normalmente diciamo c'è un detto che chi vince la Supercoppa non vince il resto, no? Ecco, l'anno scorso l'abbiamo sfatato così, intanto... però quest'anno la tradizione, diciamo, facciamo... must go on, è giusto? Ecco. Si deve andare avanti. Ascolti, Presidente, però ovviamente guardando, ritornando un attimino, facendo questo flash alla gara del Palapanini, quindi gremitissimo, però naturalmente dove una sera che ha maramaldeggiato, e vedere un opposto con 10 punti e un Anzani che forse il primo punto l'ha fatto il terzo set, forse il primo punto, fa sembra che... Lei vuole dire che fa riflettere. Ecco. E vorrei dire che avuto ragione noi, però è solo l'inizio questo, sono passate solo due partite, loro ancora, il campionato è lungo, la stagione è lunga. Certo è che si è visto evidentemente un calo di rendimento dei due, c'è stata, diciamo, minor efficacia, minor secondo me anche peso, no? C'è stata, diciamo, minor... tra virgolette proprio protagonismo dai due, invece gli altri anni da noi avevano fatto molto bene l'anno passato, e quindi ecco, può succedere, uno cambia le mosse, si indovinano, noi speriamo, ecco, abbiamo cambiato anche noi dopo di quelle dopo queste due defezioni di Zaccia e di Lanzani, però ecco, abbiamo preso Lanza che sta cominciando ad andare molto bene, Leon naturalmente che va benissimo, Ricci che è di nuovo, diciamo, titolare. È un caso che da quando lui è rientrato praticamente dopo Trento, sì, questa sera ha ripreso così vigoria. Sì, allora, intanto c'è da dire che è entrato molto in forma anche Galassi, dobbiamo dire che ultimamente si sta allenando molto bene, però Ricci a muro è un grosso problema per gli avversari, mette le mano bene. Dice l'allenatore: i muratori, i centrali devono mettere le mano bene, chiaro, in modo giusto, corretto, non che la palla fa, sbatte e va fuori, mani fuori, oppure va e va, chiaro, dentro il campo tuo, la palla deve rimanere di lì da loro, e un muro messo bene è un punto quasi certo, no? Quindi, e soprattutto Ricci è molto bravo a toccare le palle, diciamo, che sono attaccate, quindi queste palle toccate poi vengono di qua ricostruite dal colace di turno, impostare l'azione dal colace di turno, e poi appunto c'è il contrattacco. Come contrattacco abbiamo, diciamo, quindi, se dal palleggiatore agli attaccanti hanno, abbiamo, diciamo, una buona arte, e quindi ecco, viene fuori che ecco, insomma, l'apporto di Ricci è molto, diciamo, cosiddetto lavoro sporco, che c'è, sì, poco visibile, poco, però comunque quello che in effetti è quello più importante, perché inizia un contrattacco con lui. Senta, Presidente, 40 anni di entusiasmo, di passione nella sua grande azienda, quindi iniziò da una bottega in quel 79, sì, nel 2019
Leggevo, entrando su un istituto di credito, quindi con la sua immagine, ovviamente non è che si mettono le foto a caso quando si devono raccontare i personaggi, dalla bottega allo Sky Bridge, quindi questo ponte che guarda il cielo, sì. Che gli è piaciuta l'idea andando in Cina. Un altro, quindi, di Sky Bridge, ha avuto tanto successo questo Sky Bridge. Bisogna riprenderlo. Che io ho visto in Cina, ho avuto ispirazione da una... costruzione che ho visto a Canton in Cina, nel sud della Cina, e allora ho preso ispirazione. Poi stiamo costruendo un altro che dovrebbe essere pronto verso la fine del 2019, e quindi allora sì che sarà davvero un festival di Sky Bridge. Senta, a Cucinelli gli viene l'idea di colorare il Kashmir proprio in quel periodo. Lei aveva già la cultura della sicurezza, proteggere chi lavorava. Sì. Quindi parliamo di storie diverse con successi importanti per entrambi. Quindi a volte contano le idee e la passione per metterle in pratica? Allora, Cucinelli usa dire spesso, le idee spesso, molte volte, sono fini a se stessi, cioè sono delle idee. E poi metterle in pratica diventa difficile, oppure metterle in pratica è, diciamo, anche controproducente, no? Sono idee sbagliate. No, la passione è fondamentale. Abbiamo visto che noi, il mio staff, che siamo, diciamo, in SIR, riusciamo ad essere bravi anche nella pallavolo. È fondamentale come tu ti poni, no? Intanto quante cose vuoi fare. Di non farne tante, perché poi ti disperdi, non riuscirai mai a farle bene su come se ne fai. Chiaro. E poi ci vuole una grande voglia di che queste cose vengano, no? Che queste riescano e queste cose, diciamo, escano fuori. Abbiamo visto per esempio che negli anni passati non vincevamo molto, no? E facevamo grandi squadre, ci dicevano tutti bravi. Poi alla fine vincevano gli altri. Allora cosa abbiamo fatto? Ci abbiamo messo più impegno, abbiamo messo dentro più energia e soprattutto più scelte diverse, abbiamo implementato, insomma. E abbiamo vinto. Quindi quello che conta è intanto non arrendersi e soprattutto mettersi proprio di petto, no? Mettersi, io dico, in modo così serio. E se uno si pone in modo serio sulle cose che vuole fare, secondo me gli riesce bene, perlomeno non ti si passa la voglia, perché molte volte le cose non riescono la prima volta, no? Chiaro. Tante cose abbiamo fatto e non ci siamo riusciti. Allora l'importante è non perdere la voglia di rifarle. Se ti va male veramente, che ti bruci un dito o anche più, non ci vado più. Allora il fatto di porsi bene, porsi in modo serio, è fondamentale affinché, sì, ti può andare male, ma però ti rimane la speranza, diciamo, di volerci provare ancora. È questo che secondo me bisogna fare nella vita, porsi in modo serio, porsi in modo, diciamo così, appassionato, perché poi, diciamo, sicuramente col tempo non ci passerà la voglia e ci verrà di nuovo, diciamo, la voglia di riprovarci e quindi di vincere. Prima Giancarlo, scusa. Mi inserisco, dicevo che una delle cose più belle è vedere la partita a bordo campo, perché si notano dei gesti tecnici che magari dagli spalti non si vedono. L'altro aspetto veramente unico nel seguire la SIR a bordo campo, perché vedi due partite, quella della SIR e quella del presidente. Chiaro. Ce l'hai davanti e basterebbe guardare il presidente per capire quanto è il punteggio. Tanto ormai lo riprendono sempre, quindi anche in televisione basta guardare la faccia e si sa se come stiamo andata. Vincendo. Senti Giuseppe, ma sì. Un presidente così istrionico, così lungimirante, ma soprattutto così fiero di quello che investe e soprattutto di quello che sa creare, perché per trasmettere questa passione a un palazzetto sempre pieno, magari il presidente, poi ci entreremo in questo argomento, oggi abbiamo visto che il sindaco di Perugia ha scritto di fronte a minacce, ci auguriamo che un presidente così buono e generoso non possa mai pensare un giorno di portare un progetto così speciale anche a Roma, per quanto più capiente, ma ne parleremo dopo. Se non c'era questo presidente, come facevamo a inventarselo? Beh, sarebbe stato molto difficile. Certo, lui è stato finora
sul maschile certamente il miglior presidente che è riuscito ad ottenere, a me piace dire, un pubblico così, perché alla fine si vince, si perde, si gioca bene, si gioca male, ma quando c'è un pubblico così vuol dire che c'è tanta passione che davvero onore al presidente Sirci, ma è dovuto anche al movimento, perché al palazzetto non vanno solamente quelli che vogliono vedere uno show meraviglioso come quello della pallavolo, ci vanno moltissimi appassionati che provengono da un movimento ampio che in Umbria ha avuto, diciamo, dei natali abbastanza diciamo datati, però riuscire a fare impresa non solo nello sport, come il presidente Sirci sa fare, sta dimostrando di saper fare, è importante perché riesce ad aggregare, a fare amalgama, a portare la gente fuori regione, a far sì che il nome di Perugia aggiri, il nome di Perugia, il nome dell'Umbria, e magari anche dare un contributo a quel movimento di cui io e poi anche Giuseppe con questa toccarda della fierezza, perché ovviamente quando si rappresenta, certo, la pallavolo nella nostra piccola bellissima regione, è perché magari ci sono degli imprenditori che hanno, oltre alla passione, competenza e soprattutto tante risorse economiche che poi permettono di avere tanti bei personaggi. Voglio far notare, Peppino lo sa, no? Che questo qui non è un movimento che esce da finanziamenti statali tra virgolette, nel senso che nel calcio sappiamo bene che ci sono i fondi delle TV, dei media, e quindi il calcio vive di una, diciamo, luce riflessa da quelli che già sono i contratti dei media. E tutto quanto bene, vorrei anch'io fare questo, però nella pallavolo non ci sono solo soldi che sono veri, escono veri, ma anche gli altri sono veri, ma escono davvero dalle nostre tasche. Chiaro, veri, e ci sono senso. 150 aziende che nel nostro solito che io sono riuscito a mettere insieme, quindi è questa, diciamo, un po' mi posso, diciamo, crogiolare, diciamo, e nel fatto che sono riuscito a mettere dentro io e Maurizio Sensi, che è il nostro vicepresidente, 150 sponsor che pensano con i loro bilanci anche a finanziare la pallavolo, e questo, diciamo, sono, è fondamentale, sono soldi davvero nostri, che potremmo farci una villa quest'anno a Riccione, una villa il prossimo anno, che so, chi li mangiare. Che mangiano spa alle falde. Adesso vanno in Portogallo. Adesso sparano. Adesso è il momento di vendere lì. Ma di non andarci. Ecco. Una villa che so a Capri, una villa a Palinuro. Se posso, cioè, presidente, c'è anche un altro effetto che non è quantificabile, non è monetizzabile, ma è straordinario, che è l'effetto, diciamo, sportivo, l'effetto domino sportivo. Pensiamo a quante scuole di pallavolo vengono a vedere la SIR, a quanti ragazzini sognano di fare, a quante famiglie, ma anche al movimento, il presidente lo può confermare, che cosa significhi per il movimento pallavolistico umbro avere la SIR o non averla. Avere un presidente così, che sa, è un locomotore, no, è peggio del Freccia Rossa. Non è presidente, qui siamo 150 presidenti di CDA aziendali che dicono una parte piccola, media o grande del guadagno di questa società, quindi del frutto del lavoro di tutti, la dedichiamo per far divertire gli umbri e crescere l'identità umbra in Italia e nel mondo. Adesso questa Perugia, dobbiamo dirci, è una squadra di dimensioni europee, qualunque società, qualunque, diciamo, personaggio europeo. Allora, mettiamo che in Europa il 5% si intende, della popolazione si intendono di pallavolo. Oh, questo 5% in Europa sa assolutamente tutto di Perugia. Assolutamente. Sa, è solo il 5%. Certo. Solo il 5% magari. Però siamo famosi in Europa, siamo un leader in uno sport come la pallavolo che conta, dopo il calcio, i maggiori iscritti, il numero di maggiori iscritti d'Italia. Assolutamente. Allora, Diletta, prima di andare in fascia commerciale, intanto il nostro Gettolio prepara qualcos'altro. Sì, io volevo, che idea ti sei fatta di questo personaggio molto particolare? Perché noi siamo fieri di averlo, perché praticamente nelle altre 13 società
tutti bravi, però ognuno probabilmente però tiene il no. Lui è unico e noi vogliamo le cose. Io volevo fare una domanda al presidente. Ho sentito la conferenza stampa di Anzani e lui in maniera un pochino provocatoria ha detto: non siamo noi quelli che dobbiamo perdere qualcosa, ma è qualcun altro, no? Intendendo appunto il fatto che dopo aver vinto tutto, la riconferma di una vittoria è qualcosa che pesa. Lei che cosa pensa di questo? La riconferma è una grossa, no, infatti abbiamo vinto di qua, triplette sotto. Quest'anno abbiamo evidentemente un grosso fardello, il fatto di riconfermarsi. E riconfermarsi a quel livello, con quella quantità di trofei dello scorso anno, è un grosso onere. Speriamo che Cristo ce la mandi buona, che i giocatori abbiano, diciamo, la voglia di farlo, l'allenatore, tutti. E la situazione, anche la fortuna, no, possa, diciamo, arriderci. È un grosso impegno, ha ragione Anzani, evidentemente è una grande... Erode. Gettulio, beh, Gettulio. No. E che gli errori? Perché? È normale, Gettulio, quando uno va a Modena e pensa di vincere e poi fa le figuracce, ma queste sono allora, scelte, sono delle scelte che lui deve rispettare perché forse l'ha decise. Detto questo, Gettulio, a parte che gli errori, bene, invece... Erode, questo è successo all'Università di Perugia. E te la sapevi che un giorno, mentre stavano a fare una discussione della tesi di laurea, un professore domanda a uno studente: qual è la cosa peggiore in caso di bigamia? E lo studente: è quella di averci due suocere. Ma era questo l'unico problema. E mantenere due mogli non sarebbe uno scherzo. Comunque, detto questo, noi ci fermiamo, ma solo qualche attimo, restate insieme a noi perché qua in piazzetta il nostro salotto continua. Ben ritrovati amici telespettatori, ovviamente andiamo subito, giacché la camera di Carlo Sampogna aveva messo proprio il focus sulla foto ritratto, ma più foto che ritratto, sul direttore. Naturalmente il presidente Sirci era stato già omaggiato nell'ospitata precedente, però naturalmente prepareremo per lui un cadeau molto bello, perché poi parleremo del grande Wilfredo Venero Leone, quindi lei magari con il ritratto che prontamente Paola riuscirà a gestire entro l'orario di partenza ci dovrà lasciare non dopo le 23, perché domattina dovrà andare a Firenze, ma poi vorremmo cercare di capire se varrà un salto al Nelson Mandela Forum, che non vorremmo che si vanna a confondere qualche idea. Gettulio, dobbiamo leggere il turno di domenica, allora il ventesimo, leggilo. No, prima però ovviamente lo vuoi leggere, vogliamo... tu? No, no. Ah, ok. No, Diletta, non esageriamo. Quindi? D'estate al lago. Ho provato a far nuotare la mia moglie, ma dagli picchi e meno non sono stato buono. A fa io il file, sai perché? E mi ha riuscito a tenere la bocca chiusa. Era difficile trovare con la bocca aperta. Allora, naturalmente, è l'appuntamento di Gigino la Cesera questa sera, lo trasliamo un po' eccezionalmente. Tra l'altro ringrazio la presenza ancora una volta in diretta fuori onda, però Emiliano Cucciarini e Trottolini Marilena sono con noi, ma ovviamente il loro loro filmato andrà in onda dopo le 23, quando il presidente ci lascerà. Detto questo, Diletta, è il momento di andare a raccontare con i numeri questo ventesimo turno che ci garantisce ancora la leadership, quindi vediamo da queste bellissime grafiche. Azzeccaci, va bene. Ci azzecca Gettulio, Diletta è bravissima, allora, e bellissima. Perugia appunto ha vinto in trasferta Modena 3-1, la Lube vince 3-0 a Sora, Verona vince 3-0 a Ravenna, Milano vince 3-0 contro Monza. C'è stato un 3-2 in favore di Padova contro Siena, 3-1 vince Latina a Vibo Valentia e 3-0 Trento contro Castellana Grotte. Fanna forza. E questi sono i risultati di questo ventesimo turno, quindi in attesa della classifica. Press un flash, ma questa Siena che da neopromossa sembrava quasi una rivelazione. La vera sorpresa della giornata è stata ancora un 2-3 a Siena.
Io sono in contatto, anche stasera ho parlato con Bisogno, il presidente, cioè, quindi adesso ha rimesso di nuovo l'allenatore che aveva eliminato prima, un po' sì, la Zamparini. Però e lui cerca di fare quello che è possibile, cerca diciamo un po' ecco, di cambiare, cambiando, di trovare il bando alla matassa. Però ancora con questo allenatore hanno perso di nuovo contro Padova, che è una quasi delle dirette avversarie. Adesso deve andare a vincere assolutamente a domani, che giocheranno diciamo pomeriggio, domani pomeriggio contro Sora, che sta 4 punti più su. Quindi devono assolutamente vincere da 3 punti per un po', come si dice, cercare diciamo di riagganciarli, di me troppo. E se no è davvero dura, considerando che i 2 squadre retrocedono e Siena non è messa davvero molto. E sarebbe bene. Un grande peccato, perché Siena ha, secondo me, soldi per fare una bella Superlega e secondo me soldi anche da come dice, coinvolgere ulteriori per fare appunto una bella Superlega, un bel palazzetto, bello. Brutto come quello di Perugia, però diciamo no, è un grande palazzetto, questo take-all. E soprattutto è molto vicino a Perugia, quindi con 45 minuti, un'ora siamo lì. È una il trasferta. Che, il che è molto interessante, creeremo diciamo una specie di asse. Un quasi derby anche se su regioni diverse, però vicinanza. Centrale della pallavolo maschile, quindi è interessante questa cosa. Allora, abbiamo visto naturalmente la classifica, questo è il prossimo turno che ovviamente noi prima di questa giornata di Letta dobbiamo pensare a questo weekend prossimo, sì, però già che ci siamo lo leggiamo ora, poi andremo sì, a ricordare gli appuntamenti appunto in Champions League, nel pool E, dove appunto anche lì stiamo dominando questo girone. Sì, il prossimo turno si giocherà appunto domenica 17 febbraio e vedrà la Lube giocare contro Modena, Verona lunedì giocherà di lunedì contro Trento, Latina Ravenna, Sora Monza, Padova Vibo Valentia, Perugia giocherà contro Castellana Grotte e Milano giocherà contro Siena. Eh sì, questo è il prossimo turno. E allora la giornata dove può allungare la sera, perché no, testa coda mentre c'è lo scontro diretto Modena Civitanova. Basta che è vero. Del resto anche Siena Siena in pratica nasce dall'Umbria, perché è la squadra che proviene da Chiusi. Bravo. Chiusi è il, diciamo, il territorio della FIPA Umbro. Ho dato io il nulla osta per andare a Siena, grazie al presidente che Bisogno ha fatto. Gianmarco Bisogno imita il presidente Sirci. È vero. Sono il suo. È un po' il Sirci del senese. Ma una volta stavamo a pranzo insieme con il presidente e con Bisogno, disse lui: daglielo sto nulla osta, perché lui così mi seguiva tutti gli sponsor, hai capito? Allora, presidente, visto che fra un po' ci dovrà lasciare, però abbiamo ancora tempo per poter parlare, parleremo del palazzetto che è un po' il tallone di Achille, però già mette le mani, cerchiamo invece di parlare delle cose belle, visto che noi vogliamo omaggiare un grande campione, perché se la pallavolo a Perugia aveva fatto delle cose straordinarie, addirittura senza Wilfredo Leon, è vero, le gare bisogna giocarle a partire da sabato, ma noi siamo assolutamente convinti che chi è abituato a vincere seguiterà a farlo anche attraverso i campioni. Domenica Leon fino a un certo punto non aveva inciso molto, pur essendo stato MVP, però poi quei 3 ace nel quarto set hanno praticamente chiuso il tutto. Domenica però ha giocato, perché ha ricevuto molto bene, ha effettivamente schiacciato molto bene, perché siamo sui livelli del 60% di efficienza. E sì, in battuta era stato un po' non molto fruttifero, poi dopo la fine ci ha regalato, diciamo, dal 20 in poi nel quarto set, quando bisognava vincere la partita, lui. Però è stata una vittoria, diciamo, al di là di lui, nettissima. Vedo sì, un giocatore molto bravo, però è la squadra che vince, la squadra che lo aiuta, che lo supporta, non vincerebbe da solo. È, diciamo, una persona molto importante e quindi le aspettative che avevamo ci sono state, diciamo, attese, quindi il giocatore c'è, il giocatore, diciamo,
spesa ha, diciamo, sposta, come si dice, sposta, però ecco, dobbiamo giocare tutti. Quando abbiamo visto, avendoci Leon, abbiamo perso anche noi le nostre partite perché magari e gli altri avevano giocato male e anche Leon ha giocato male, abbiamo perso. Quindi non basta avere Leon, ma basta impegnarsi soprattutto. Però se dopo 20 giornate 197 ace il suo gruppo ha fatto, quindi di cui 132 sì, fra Atanasievic e appunto Leon, 76 Venero o no, si chiama Wilfredo Leon Venero. Ecco, bene così. Perché lui, il padre si chiama Wilfredo Leon, che in questi giorni tra l'altro è a Perugia, mi dispiace perché il padre è una persona molto simpatica, se l'avevo portato qua sarebbe stato uno spettacolo, ma dipendeva solo da lei, noi avremmo aggiunto a Perugia, se ti cambiamo canale, niente Sanremo, a tutti qua su Umbria TV. Ma siamo convinti che con la sua presenza e di tutti gli altri allora là, al di là di Sanremo non divaghiamo, non divaghiamo. Allora, prego. Volevo dire, la mamma si chiama Venero, d'accordo? E Aligna Venero, e quindi lui si chiama Wilfredo come il padre, no? Le ha messo il nome del padre, Leone, quindi il cognome, e Venero perché in Cuba oppure nei paesi danno anche il nome della mamma, perché forse lì non è, anche la mamma non è certa, quindi diventerà venerosa. Senta, ormai tanto è un giocatore della rosa, presto ci dica, allora, tutto l'amore che nasce a Roma al Pallallottomatica, quindi attratto da questo fenomeno, no? Di proporzioni gigantesche nonostante la sua giovane età, quindi vedere un giocatore, no, abbiamo visto un giocatore molto bravo a Roma e abbiamo visto un giocatore che è difficile da fermare e in battuta e soprattutto in attacco, avevamo visto un grande campione. Da lì siamo messi un po', normalmente le sconfitte servono anche poi per riflettere e per vedere dove si è sbagliato, e quindi forse avevamo pensato che avevamo sbagliato a non ingaggiare prima Leon. Sì, ma come Leon convincerlo presto, al di là di un ottimo ingaggio, al di là dei soldi, perché la Sir Safety è una potenza, un convoglio, come diceva lei, enorme. Sì. Però a volte i soldi non bastano per spostare i grandi giocatori. Quindi è qui che vi voglio dire. Quando io dico che Perugia è una delle top team europee oppure top team del volley del mondo, questo c'eravamo anche l'anno scorso. Quando Leone ha deciso di venire qua, si è reso conto Roma come noi l'abbiamo organizzata, Pippino che è della FIFA, ne sa qualcosa. Noi si è reso conto, certo, la nostra squadra, parlano i giocatori, raccontano chi è Sirci, chi è, diciamo, l'allenatore, se pagano o non pagano. Sì, c'è il pubblico, a livello mondiale pubblico, proprio per c'è la sua pubblico, enorme azienda. Ci sono sponsor, c'è la squadra seguita, ci sono i dottori che stanno dietro, ci sono quelli che, voglio dire, fanno i social, ci sono quelli che fanno le televisioni, c'è, diciamo, un movimento, sì, sì, anche più di quello che c'è in Russia. E quindi che è venuto fuori che lui ha detto, beh, devo scegliere, perché ormai dopo 4 anni di Kazan poteva bastare, certo, è una questione anche di soldi, chi può permetterselo. Ma quando io dico che noi abbiamo 150 sponsor, è fondamentale il pagare Leon, è il problema maggiore. Leon è andato dove gli davano i soldi, ma erano in pochi che gli davano i soldi, nel senso che quelli che erano, diciamo, perlomeno questa cifre, quantità di soldi, le cifre dove lui è orientato, perché è il mercato che lo fa, evidentemente. Chiaro, no? Chiaro. Quindi ecco che succede, che c'è questo, diciamo, che c'è dietro, no? Lui si è informato, però, e questo è il fenomeno Perugia. Perugia è un grande, grande case history, io lo chiamo, nello sport italiano e forse europeo, perché in giro di 6-7 anni è diventato il top team della pallavolo d'Europa, uno dei top team, uno dei primi 4-5, adesso vediamo dove arriveremo anche quest'anno della Champions League. Però comunque Perugia, per aggiudicarsi Leone non è sciocco, Leone non è che c'ha uno, c'ha tre procuratori, ecco, tre. Se non è uno è quell'altro, cioè, Leone è una persona che si è scelto Perugia, significa che è col padre e la madre, è col padre e la madre. Evidentemente abbiamo una regia talmente dinamica, immagini di Kazan della scorsa stagione. Esatto, ha le sue buone ragioni. E
e dice che sta benissimo. Sta benissimo, lo dicono il padre, la madre, Wilfredo, senior, lo dicono tutti. Evidentemente, ecco, siamo quelli che lui pensava, siamo quelli, siamo un top team, simpatici. Ma dico, noi immaginate che noi abbiamo 250 sirmaniaci iscritti d'Italia, cioè ci vengono a vedere da fuori regione, ma anche da lontano, da 500 chilometri. C'è una, la sirmania che la Tef, c'era quando l'altro mese, che veniva dalla Sicilia. La sirmania della Sicilia, ma non vedete, è un dettaglio fare tutti questi chilometri. Non è un dettaglio, quindi mi fa capire che cosa poi siamo. Arrivo subito da Giacomo, ma parlando di Leon, abbiamo visto questi due dita, sembra che tutto normale, però ancora non ha tolto la fasciatura. Quindi... Non la toglie perché comunque sono quelle ferite, quelle microfratture rognose, perché il fisioterapista sarà un mese che dovrà tenerla presù, un mese e mezzo, e quindi... non bisogna ritornare, cioè, una microfrattura è una microfrattura, abbiamo visto, insomma, ecco. Però comunque... siamo tranquilli sul rendimento, perché abbiamo visto il grande campione, no? Anche se non è una, come si dice, una fichetta, se è un po' tardi si può dire, va bene. Si è messo il costo, si è messo perché è successo il era prima di Siena, è successo che contro era un muro artificiale, questi muri, diciamo, tabelloni, doveva cercare di evitare il muro. Il suo allenamento ha battuto il pallone sul muro in pieno, gli è tornato indietro, ha fatto una boomerang e gli ha rimbalzato sul dito mignolo, ma non è che ha creato, si è messo la fasciatura e il giorno dopo ha giocato, era il giorno dopo, hai capito? Quindi bisogna avere, è una persona anche coraggiosa. Allora Giacomo, che assist volevi fare? No, poi dobbiamo parlare del tuo bellissimo premio alla Pinacoteca di Nocera Umbra, quindi insieme a un certo personaggio di Mediaset, e naturalmente parliamo del raccontatore, ma ne parliamo dopo. No, volevo dire, non c'era il presidente, io quando ho fatto il paragone non a caso con la Juventus della Sire. Sì. La Juventus, cioè in qualche modo la crescita di questa società, e lo stesso vale per la Sir, è consacrata dall'arrivo di un campione che probabilmente 5, 6, 7 anni fa non sarebbe mai venuto, Ronaldo alla Juve e Leon al Perugia. Cioè, il fatto che questi campioni scelgano, come ha detto il presidente, queste piazze, significa che queste piazze hanno fatto il salto di qualità. Anche al di là delle vittorie, che sono pure importanti e che aiutano a fare il salto di qualità. Però quel salto di qualità, il top team lo è diventato Perugia, e ad attestarlo, a certificarlo, è l'arrivo di Leon. Non è d'accordo, presidente? Assolutamente sì, sono assolutamente d'accordo. Secondo l'arrivo di Leon è stata una grande vittoria. Perché... Grande Leon! Welcome! Che momenti, Bess, si ricorda che momenti, nonostante quel terzo posto, però lei è fiero di riportare questo personaggio. È una grandissima persona, prima di tutto è un grande educato, grande giocatore, ma grande dignità, grande carattere. Questa persona è bello, bravo, ma è soprattutto una grandissima persona dentro. Grandissima persona dentro. Ascoltami Giacomo, allora quell'ottobre con questo premio è stata che una ti bella ha insignito questa quarta edizione Angelo Marinangeli, il signore che raccontava il calcio dilettantistico su Radio Subasio, e quindi Pierluigi Pardo a livello nazionale e Giacomo Marinelli Andreoli per l'Umbria, quindi momento bello, no? Sicuramente gratificante, è stato un piacere poter condividere quel premio, quella mattinata, con un personaggio come Pierluigi Pardo, ma soprattutto avere questo riconoscimento intitolato a un grande mentore di tutti noi giornalisti, insomma, chi non è cresciuto con quella Angelo, voce di un vecchio zio, no? Che, sì, che si sentiva per radio e che era un po' lo zio di tutti, che ti raccontava quello che facevano le squadre umbre. Marinangeli, non ho avuto per motivi anagrafici la possibilità di collaborare con lui, ma insomma avere un riconoscimento col suo nome è molto gratificante. Grande maestro e grande firma anche della nazione. Allora presidente, dobbiamo andare in pubblicità, facciamo un assaggio. Domattina lei mi ha detto che deve andare a Firenze, deve partire presto, quindi ovviamente non passerà verso il Nelson Mandela Forum, no? Tanto per capire, perché adesso, essendo forum, un pochino
arrabbiato. No, oggi però lei avrà guardato la risposta di Andrea Romizzi, quindi cercando di elencare quello che ha fatto e soprattutto quello che nel bilancio sono riusciti a mettere a posto. Ma non servono 1.600.000 euro. C'è un progetto dell'RPA che dice che ne servono 1.200.000. Io non ho capito a che quindi servono. Sono anche troppi, lei dice. Ma non so che cosa, perché andiamo a cercarne 1.600.000 quando ne servono 1.200.000 per fare questo, diciamo, ampliamento di palazzetto. Però dopo, io comunque, al di là di questo, io il sindaco, diciamo, non ce l'ho col sindaco. Io dico questo, però l'ha detto. Questo l'aveva detto anche l'anno scorso e non è successo niente. E ne sono state neanche avvertite le società che stanno nel posto degli spicchi, a Perugia, nel Pala Barton, non sono state avvertite che devono sloggiare perché si dovrà fare la cosa. Quindi dovrete avvertire una società, mica la settimana prima, né il mese prima, dovete avvertire la stagione prima. Non sono state avvertite. Questo, diciamo così, mi sembra un po' strano. Comunque, perché va a finire che queste rimarranno lì per 10 anni. Il discorso è questo. No, oggi, questo non credo. No, io non voglio difendere. Oggi il sindaco non l'ha detto. Ci piace parlare mai di politica, oggi, però crediamo che questa amministrazione in 5 anni, un Pala Evangelisti, ora è Pala Barton, calma. Commerciali, no, delle no, cose no, sono no, state voglio, fatte, no? Voglio dire una cosa. Oggi lui ha elencato, diciamo, quello che, diciamo, è stato fatto con la collaborazione della Regione, e quello che vorrà fare. 1.600.000 pronte, però ecco, andiamo avanti. Sì, tu devi indire una gara, però ecco, probabilmente non sono pronto per quello, i playoff, ci dobbiamo rassegnare presto. Quello che io avevo, con cui mi ero accordato con lui, è che doveva partire la cosa quando abbiamo parlato a maggio dell'anno scorso, quindi diciamo 10 mesi fa quasi, diciamo 9 mesi fa, e avevamo detto che si partiva perché Perugia merita, quindi tutte quelle teorie che oggi lui dice, va bene, Perugia merita, faremo, però non ho visto niente, e nonostante un progetto che è stato prodotto da noi tramite l'RPA, un finanziamento al 50%, i 600.000, quindi che metterà la Regione perché serve 1.200.000, non 1.600.000. E però ecco, c'è questa determinazione, però abbiamo visto che ancora niente, e quindi noi abbiamo fretta, perché non è che vogliamo stare, voglio dire, tutto questo tempo. Per noi stare e fare, diciamo, questo livello di pallavolo sono soldi, assolutamente, soldi nostri, non che vengono da altre situazioni, soldi nostri, e quindi non vorremmo restare qui, voglio dire, molto a lungo. Noi soprattutto abbiamo bisogno che questo, diciamo, anche le partite clou adesso di rilievo, quelle qui, diciamo, di grido, di cartello, non solo 4.000, potremmo mettere benissimo 5.000 persone e magari volendo anche abbassare i prezzi per cercare di intanto far accedere un numero maggiore di persone, ma che comunque possono spendere meno, è che noi ci garantisca che cosa? Un incasso della stessa entità, o magari maggiore. Perché voglio dire, Verona, Trento, Modena, Macerata, sono tutte quante favorite perché hanno una capienza maggiore. E quindi, comunque, il sindaco è d'accordo, io ho parlato con lui. Siamo tutti d'accordo. Ma dopo l'uscita che lei sarebbe voluto andare fuori, ci ha riparlato. No, ma non è che allora, l'uscita è stata da un incontro, da una domanda che mi ha fatto una persona che lei conosce molto bene, una persona molto in gamba, che è Antonello Venconi, al palazzetto, e ho detto, allora che succede? E io, che succede? Non hanno fatto niente, toccherà andare via. E di Menconi ci ha ricamato e tutto quanto. Ma non è che noi è stata, diciamo, una battuta la mia, però un'espressione di quello che ho dentro. C'è scontentezza, perché evidentemente, cioè, sì, lo facciamo, sì, ci trova i soldi al 50% li mette la Regione, trova il progetto, quindi cerca un attimo di snellire, velocizzare. Sì, ci sa che c'è fretta, e sì, lo facciamo, ma non si è visto niente. E quindi che devo dire, Sirci a gennaio, perché se a maggio si dice, vabbè, lo facciamo,
Oh, c'è gente che sono due ingegneri dell'RPA quest'estate per dare in mano al sindaco, al comune, alla fine del mese d'agosto, affinché si partisse a settembre con la gara, d'accordo? Maurizio Cerimbilli forse è uno degli architetti. Cerimbilli è il capo, no, due diciamo sottoposti del Cerimbilli, dell'ingegnere Cerimbilli, sono stati senza andare in ferie tutto il mese d'agosto per fare questo esecutivo del palazzetto. Ebbene, ebbene, non si parte, mi dispiace, cioè, anche questa gente non c'è rispetto, no? Allora è andato a finire un attimo che però poi ogni tanto ci sentiamo, andiamo a sentire su in l'ufficio che è l'ufficio scuola, no? L'ufficio urbanistico, ah sì sì, aveva detto che si potenziava diciamo la struttura del però abbiamo visto che poi non c'è questa grande fretta e quindi noi che stiamo lì siamo un po' come si dice scocciati. Quindi voglio dire adesso però oggi che giorno è oggi? È il 7 di febbraio. Tra poco viene approvato il bilancio, poi si inizia subito la gara di appalto. Il sindaco approva il bilancio e ha detto farà l'appalto. Oggi vediamo, oggi 7 febbraio. Certo non si può parlare più di vedere i play-off di quest'anno, perché io l'anno scorso ci speravo, perché se si faceva la svelta e con i 600.000 euro della regione, secondo me noi i play-off fra 2 mesi, 3 mesi li giocavamo. Con, almeno magari forse con la metà, niente, comunque è andato a finire che non li faremo i playoff diciamo con un palazzetto da 5.000 persone e speriamo, però li faremo a Perugia. Ma guarda, io la mia volontà è quella di rimanere a Perugia. Certo che una volta, se dovessimo disgraziatamente noi andare fuori, non sarà colpa di Sirci, sarà colpa diciamo delle, secondo me, autorità cittadine che hanno poco considerato. È ora che le autorità di questa città si mettono in testa che la società di pallavolo a Perugia, Sirsi Equity Conad di Perugia, è una società seria, è un movimento serio, è un movimento che coinvolge tantissime famiglie, famiglie buone, serie, educate, a cui piace uno sport educato, uno sport che è divertente. Chi tocca e chi vede una partita di pallavolo nostra subito rimane drogato da quel tipo di spettacolo e la prossima la vuole rivedere, ancora quell'altra, cioè appena ci vedono subito li catturiamo. Allora voglio dire, secondo me è giusto che le autorità di questa città apprezzino questo. Per esempio la Presidente Marini ha voluto di corsa, forse sollecitare, sì, ha finanziato 300.000 euro dell'anno, quella cifra che diceva il sindaco che l'anno scorso ha speso i soldi per 600.000 euro, esatto, erano cofinanziati, esatto, dalla regione. Nello stesso comunicato oggi lui dice che è stato cofinanziato dalla regione, ma sono andato io a regione, dico presidente, sì, guardi, pronti, perché questa è la struttura regionale, anche se del comune, noi vogliamo partecipare, perché ci piace la pallavolo, ci piace quello che fate, ok. Adesso altri 600.000, sono andato io a parlare con la Presidente. Ecco, la Presidente è una di quelle, diciamo, autorità, sapete, regionali, cittadine, che subito si è messa, ha capito che lo sport è salute, lo sport è importante, lo sport, se lei va dal dottore, se non sto bene, la prima cosa che dice è fai le passeggiate, fai sport perché se no ti stai... lo sport è diventato una delle cose... Secondo me, dopo il lavoro, che per certe persone e la famiglia è al terzo posto degli interessi di tutti quanti i perugini, tutti quanti diciamo i cittadini italiani. Allora, guardiamo, dopo il lavoro e la famiglia, la cosa che ci interessa di più è lo sport. Assolutamente. A proposito della Marini, dove peraltro Giacomo Andreoli Marinelli conduce un ottimo talk show politico, l'ha avuta proprio venerdì scorso. Quindi Giacomo, è una governatrice tosta, anche perché Salvini è uscito con una battutaccia quest'oggi che deve preparare i scatoloni l'anno prossimo e naturalmente lei ha detto che in 9 anni di presidenza ha visto passare già 5 ministri degli interni. Presidente, come è andata a finire?
dire, giocando un pochino senza sbilanciare Salvini avrà ragione Lamarini, che vedrà ancora il sesto presidente. Ha ragione degli interni. 200% la presidente Marini. Bene, questo quindi, ci piace da sta risposta. Marini è una persona seria che ha, diciamo, a cuore quello che sono le sorti della regione Umbria, e vedo che io francamente tanti appunti non gli posso fare, e devo dire che ogni volta che io sono andato lì, che ho parlato, mi ha risposto sempre al telefono, sempre a disposizione, con la massima serietà e con estrema puntualità nell'eseguire quello che aveva promesso. E questo non è un dettaglio. Giuseppe, fra un pochino dovremo andare in pubblicità, poi lasceremo il presidente. E tra l'altro Salvini ha avuto da ridire un po' sulla sanità umbria, che è invece un modello, un esempio, no? Dove addirittura regioni tanto care a lui come il Veneto, la Lombardia, vengono dopo dell'Umbria. Forse quindi non ha letto questa cattiveria politica continua. Che parlano della miglior, anzi quest'anno la seconda, l'anno scorso la prima, il primo ospedale in Italia da un punto di vista proprio di rapporto, quindi penso che non abbia letto quello che il Sole 24 Ore ha stilato. Chiaro. Presidente, allora fra qualche minuto ci lascia, mancano 3 minuti e quindi voglio essere serio, perché io sono serio. Sì, vado, grazie per la vostra. No, fermo, diciamo, fermo. Naturalmente però un paio di domande gli devo lasciare. Palazzetto è andata come è andata, però calma, andrà molto bene, perché adesso arrivano le illuminazioni a LED e sì, magari entro l'estate sarà tutto bellissimo per il progetto 2019-2020. Il LED è una cosa che si è dovuta fare perché sono i soldi che la regione l'anno scorso aveva già accantonato nel 2018 e che dovevano essere spesi di corsa immediatamente per fare l'ampliamento del palazzetto, perché la regione aveva già accantonato di questi 600.000 una parte l'anno scorso. Allora è bene che i perugini sappiano che la regione non è che ha detto ma ve li do a babbo morto. Le aveva accantonati l'anno scorso, quando noi, io, il sindaco e la presidente Marini, abbiamo detto, diciamo, di fare l'ampliamento. Una parte di questi, quindi 130-150 mila euro, erano già stati accantonati dal bilancio regionale, quindi dovevano essere spesi, perché altrimenti sarebbero persi. Ebbene, quindi ecco, il sindaco, quindi anche, diciamo, il comune, ha deciso di fare, di spendere immediatamente, prima, visto che ancora non si è iniziato, diciamo, a fare, diciamo, la costruzione per di allargare il palazzetto, certo, hanno deciso, devo dire, per una cosa veramente bella. E quindi io devo dire bravi a coloro in comune, quindi al sindaco, che ha, diciamo, deciso di spendere questi soldi per fare un'illuminazione a LED. Adesso voglio vedere, perché condizio sine qua non per secondo me dovrebbero anche interpellare la maggiore società che comunque permette che questi tipi di LED si possano accendere e possono essere utilizzati. Quindi io mi aspetto ad essere interpellato dal comune affinché quel tipo di progetto e questa gara, che hanno detto d'accordo, sì, è per il comune, d'accordo, potrei studiare per altre cose, ma in quel palazzetto la Sirsef di Conate Perugia ci stanzia, ci staziona e lì si esibisce. Secondo me quel tipo, diciamo, di spettacolo, quel tipo, diciamo, di programma sui LED, sull'accensione dei LED, doveva essere condiviso anche con noi, perché ne abbiamo visti tanti di palazzetti così e ne abbiamo visto tanti, diciamo, di programmi, diciamo così, all'estero e in comunque Italia. Comunque c'è ancora la gara, quindi probabilmente ti contatteranno. Sì, ma la gara l'hanno già fatta, adesso la gente sta rispondendo. Sì. Non vorrei che chiedano magari dei fari che siano pure dei programmi, un programma di fari che non sia consono allo spettacolo del volo, oppure che magari sia, diciamo, un po' una cosa che ci auguriamo che questo non accada. Allora, presto, l'unica soluzione per mettere pressioni totali è quello di vincere la Coppa Italia, scudetto, il 19 allora, di maggio trionfare in Champions noi League. Vogliamo, no, poi a quel punto a vincere, non ci sono più scuse. Allora, a vincere io ai Perugini dico questo, a vincere ci penseremo noi.
Speriamo appunto che gli altri ci facciano vincere, perché dobbiamo farlo con la partecipazione. Gli altri non fanno vincere, gli altri vogliamo superarli, perché è difficile che ci vogliono far vincere. No, nel senso che non vincono loro. Ah, ecco, allora, ecco. Voglio dire, ci fanno vincere non volendo, Pacini, ecco. Chiaro, no? Chiaro. Allora, il problema è questo. Considerando che a pallavolo ci giochiamo noi, e comunque il popolo perugino segue appunto le teorie di pallavolo, a vincere ci pensiamo noi. Se c'è un Cristo, se Cristo vuole, ma siccome abbiamo vinto appunto contro Modena, evidentemente Cristo c'è. Però voglio dire questo, no, non mi faccia siamo così, non metta, no, mi metta fuori della però foto prima una cosa è certa, che oggi è stato detto dal sindaco che ci sono 1.600.000 euro e che deve fare la gara, che li ha trovati e si approverà il bilancio. Oggi che giorno è? Il 7? Sempre il 7 di febbraio. Di febbraio. Vediamo. Sta oggi, sfumando, dal 7 sta di arrivando l'8. Il 7 di febbraio, quando diciamo avremo questo benedetto allargamento del palazzetto. Perché non è che ci vuole diciamo di fare i sbarchi sulla Luna, eh? Sono cose semplici. L'RPA ha fatto il progetto, il diciamo, comune lo ha assimilato e quindi ha detto che è una cosa fattibile. Quindi io penso che nel giro di 4 mesi, 5 mesi si fa il tutto. Assolutamente. Oggi che è il 7 di febbraio vediamo un attimo quello che succede. Fra 150 giorni sarà tutto bellissimo. Detto questo, io spero e sono assolutamente convinto che in questi 7 anni di Superlega 5 più 2 dia 1, 3 un triplete, tante postazioni importanti, io credo che lei è un presidente felice, anche perché ha scelto comunque un condottiero. Io non so se è un caso, lei ha messo a disposizione tutto, però a volte anche i grandi campioni, che forse ce l'ha anche Civitanova, ce l'ha anche Modena, ce l'ha anche Trento, però forse senza grandi condottieri non si riesce a arrivare lontano. È un caso che è arrivato il triplet dopo un paio d'anni e poco più che è arrivato Leonardi? E Bernardi? Bernardi, sì, beh, Bernardi è un degno diciamo, allenatore, noi siamo molto felici con questa persona. Ecco, io penso che è una questione di squadra, ci vuole una squadra, ci vuole un allenatore, ci vuole una città che segue, ci vogliono i soldi per foraggiare il tutto, che è la cosa più importante. Ripeto, Leon è venuto in Italia perché noi l'abbiamo pagato profumatamente come quando stava in Russia, e quindi è fondamentale il dinero, come sì. Dice, l'operazione diciamo Leone è avvenuta, l'operazione diciamo si avete conto sta andando avanti con questi campioni, con Bernardi, con Tirci e con Maurizio Sensi, con Danilo Toppetti, che è veramente cui diciamo devo dire che ha lunga vita a tutti i personaggi, no, 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 in particolare stavo per dire che senza di lui evidentemente Leon era molto difficile che l'avremmo portato, quindi Danilo Toppetti è quello che effettivamente ci ha fatto fare diciamo l'acquisto, ha permesso l'acquisto, e devo dire grazie a lui, perché effettivamente è diciamo una persona appassionata e davvero è diciamo quello, è l'imprenditore, l'amico che noi tutti vorremmo avere. Allora, chiudiamo con due immagini, ovviamente vogliamo una considerazione da parte del Presidente, lei sa che ci ha lasciato purtroppo dopo una lotta incredibile Leonardo Cenci, facciamo vedere intanto Francesca la foto che ho postato, perché io ci tenevo molto a regalare ai suoi genitori questo bellissimo post, quindi sabato proprio prima di fare visita ho fatto visita a Mestrello, dove appunto c'è la tomba di Leonardo, ho voluto postare ai suoi genitori questa bellissima cosa, quindi una storia di famiglia, una famiglia meravigliosa. E anche lei fu generoso, Presidente, come tante persone nei confronti della sua associazione, vediamo proprio da questa foto. Quindi a volte i migliori non vivono mai abbastanza, Presidente. Sì, purtroppo Cenci è una grande persona e tutti quanti hanno dato la mano a Perugia, soprattutto questa voglia di vivere, questa diciamo così grande umanità, questo grande senso di coinvolgimento che ti dava. Peccato, ma forse Cenci era così perché stava male, se era normale forse non riuscivo a essere così perfetto, così veramente amabile, forse perché stava male era così. Beh, ecco, io penso che riposa lassù e ci guarderà con quel sorriso sincero, coinvolto, capito, disinteressato, molto sincero dall'alto, e dirà
Beh, mi sono comportato bene, che parlano tutti quanti bene di me. Quindi ecco. Presidente, grazie molte. Grazie a voi. Per la Coppa dei Campioni ne volevamo parlare prossimamente, però il 19 di maggio io sono convinto, non sappiamo la città, ma la Sir Sefeti o la Sir Colussi Sicova sarà in quell'appuntamento. A Parigi, dice. Io non lo so. Parigi? Io non lo so. Il nostro caro grandissimo presidente regionale lo sa. Fubi dice Parigi. Parigi. Bene. Andiamo nella città degli innamorati. A 1200. Se non siamo innamorati, portiamoci qualcuna che ci innamoreremo. Sì, Bella proposta. Presidente, grazie molte. Andiamo in fascia commerciale, siamo un po' in ritardo, però recuperiamo tutto, perché con la presenza del nostro presidente volevamo assolutamente approfondire tanti argomenti. Grazie molte, buon viaggio a Firenze. Non parcheggi al Nelson Mandela, mi raccomando. Arrivederci. Detto arrivederci. Questo, andiamo in regia. Eccoci, ovviamente volevamo consegnare al nostro presidente il suo gioiello che ha voluto portare qua nella nostra città, e noi lo ringraziamo perché Wilfredo Venero Leon è davvero un qualcosa di spettacolare, quindi lui lo consegnerà, che ci auguriamo che questo maggio, presidente, sia di buon auspicio per l'inizio dei trionfi, così mettiamo pressione all'amministrazione comunale, perché l'estate ci vuole un Palabarton bellissimo. C'è il microfono. È bello, prego, parli con te. È bellissimo come un attore, perché è ancora più bello che dal vivo. Anche a te, caro, ho visto che se... comincerò a fare qualche cosa. Allora, voglio fare anche... No, io già me l'ho fatto l'anno scorso. Vabbè, comunque, grazie, ecco, che sia appunto questa bellezza propizia per una grande prestazione. Ce l'auguriamo. Grazie appunto della grazie di nuovo, gentilezza, presto. Alla prossima volta. Va bene? Grazie. Ciao presidente. Allora. Ciao. Salutiamo il nostro press, grazie di essere stato con noi, e naturalmente iniziamo un file dopo andiamo da Gigino e la Cesir. Allora Gettulio, intanto andiamo a leggere subito altre storie. Ieri la moglie mi ha dato l'ultimatum e mi ha detto: o mi compro la pelliccia di visone o mi butto dalla finestra. Io il secco ho fatto. Per precauzione sono riuscito a sentire quanto ne va a costare un funerale. Ma Gettulio, ma che state raccontando? Allora, la nostra diletta, mentre prepariamo le schermate di Champions con la sua classifica, ci porta in quale latitudine? Per oltre un secolo, un baule di Giuseppe Verdi, che custodiva documenti musicali a lui appartenenti, è rimasto chiuso nella villa del compositore e mai reso disponibile. Ora quel prezioso materiale è stato finalmente recuperato e messo a disposizione di tutti. Hai capito? Allora, se siamo pronti, Francesca, andiamo a presentare il quarto turno di Champions, naturalmente un paio di gare, e la prossima diletta sarà in Russia, nella lontana Russia, mercoledì alle ore 17. Tu sta a casa, No, assolutamente, qui non mi muovo, io mi muovo solo il 19 maggio. Sì, vedrà appunto la Dinamo contro la Sir e Tur giocherà contro la squadra turca. E questo è il penultimo appuntamento, l'ultimo ci sarà proprio il 27 di febbraio, Gettulio, quel giorno dove compirò un anno, meglio da non raccontare, e con una classifica, Francesca, che andiamo a leggere. Vede a 12 punti la Sir,
segue la Dinamo a 9 punti, Turre a 3, la squadra turca è rimasta a 0. Eh sì, e questo è il turno. Allora, prima di andare a gustarci le parodie di Gigino e la Cesirra, allora Giacomo, vogliamo naturalmente capire un po' questa storia che andrai a presentare alla Sala della Vaccara lunedì, ricordiamo 11 alle ore 17, quindi un romanzo con la verità centrale e soprattutto la tua fierezza, perché questa casa editrice di Venezia è una molto bella storia da averla saputa così coinvolgere. Sì, diciamo che è un libro che mi sta dando belle soddisfazioni in questi due anni, è uscito proprio il 19 di febbraio di due anni fa. E quindi un mese fortunato. Esatto, se ne continua a parlare anche perché è una storia molto, molto bella, molto toccante, molto attuale, anche se le sue radici affondano nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, l'eccidio dei 40 martiri. Qui vediamo alcune immagini delle presentazioni, ad esempio qui siamo all'ambasciata della Santa Sede, e c'è uno dei relatori di lunedì prossimo, il dottor Giuseppe Severini, che è presidente di sezione del Consiglio di Stato. Accanto a lui riconoscerete padre Federico Lombardi, portavoce del Pontefice, che ha parlato di questo libro, di questa storia. E uno dei protagonisti è proprio accanto a me, con la cravatta rosa, è Peter Staudacher. Guglielmino e Peter sono i due protagonisti. Purtroppo Guglielmino non c'è più, ci ha lasciato nel 2012. Accanto a Peter vediamo nella foto Franca Vantaggi, che è sua figlia, e accanto a lei l'ambasciatore della Santa Sede, Mancini. Peter e Guglielmina hanno in comune questo, che a un anno restano orfani, i loro genitori vengono uccisi dalla guerra, uno veste la divisa della Wehrmacht, l'esercito nazista, e viene ucciso a Gubbio in un bar centrale da quattro giovani, e l'altro, Vittorio Roncigli, è un civile, e viene prelevato in casa insieme a altre 100 persone a Gubbio nel rastrellamento che segue alla morte di Staudacher. Quindi una rappresaglia. 40 di loro vengono fucilati la mattina del 22 giugno. Fin qui la storia che in teoria renderebbe strani questi due bambini, che sono due orfani. In realtà questi due bambini si incrociano le loro vite 60 anni dopo, perché Staudacher viene a Gubbio da semplice turista e scopre quello che non sapeva. Sapeva che il padre era morto a Gubbio, ma non che fossero morte altre 40 persone due giorni dopo. Lascia scritto un breve messaggio che Guglielmina, che è presidente dell'associazione Famiglie 40 Martiri, il giorno dopo legge, si mette alla sua ricerca e da lì si trovano, inizia un'amicizia epistolare di 8 anni che viene raccontata in questo libro. Bene, complimenti. Lunedì ne parleremo alle 17. Lunedì alla Sala della Vaccara, ore 17, esatto. Quindi davvero un bellissimo momento per andare a raccontare una storia romanzata, ma la storia è centrale. Allora, Giuseppe, prima accennavi, ci hai dato un'anticipazione, perché sapere che il 19 di maggio, giorno in cui appunto si giocherà la finale di Champions della pallavolo, sapere che è Parigi ufficiale oppure? No, non è ufficiale, voci della CEV dicono Parigi per poterla unificare un po' in una però città. Quando si mormora un pochino chissà che sia. Sarebbe bello. Ascoltami Giuseppe, invece per sempre per stare dentro il palabardo, no? Noi non possiamo non accennare quello che è anche l'altro progetto al femminile, soprattutto della tua grande idea come responsabile regionale, questo torneo che ci sarà a giugno proprio, sì, con la Bulgaria, la Russia, quindi un bel momento di grande volley. Sì. Penso di sì, anche perché la VNL sarebbe l'ex Grand Prix che da due anni si svolge un po' in tutto il mondo. Quest'anno avremo la possibilità di assistere a partite eccezionali qua a Perugia, Italia, Bulgaria, Russia e Corea del Sud. In un girone importante, perché subito dopo si andrà in Giappone e quindi dopo la Final Six in Cina, quindi diciamo uno spettacolo eccezionale. È un bel antipasto. Con la nazionale femminile vice campione del mondo, quindi con splendide ragazze. Secondi solo alla Serbia, abbiamo fatto un mondiale davvero meraviglioso, forse la Serbia aveva di Letta qualcosa in più? Beh, indubbiamente un'esperienza maggiore, la nostra nazionale era molto più giovane, molto solo più un'esperienza maggiore, solamente
quell'opposto che è micidiale. Sì. Comunque su questo lo dici bene questo, bravo. Hai visto l'opposto a Boscovici, quindi terribile quel mancino. Davvero, su questo, ecco, su questa manifestazione devo ringraziare naturalmente la Federazione Italiana e la Federazione Internazionale, la FAUB, che ci ha dato la possibilità di farlo al Palabarto, e devo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha messo del suo, perché quello che diceva prima Gino, non si può fare una manifestazione del genere e non se ne potranno fare di internazionali senza almeno 1500 lux, quindi è stato predisposto il Palabarton con c'è la gara adesso, parliamo delle luci. Le luci che sono importantissime. Assolutamente. Anche perché ci saranno, pensate un po', 16 telecamere della RAI, quindi ci sarà sicuramente una ripresa internazionale. Perugia ancora protagonista. E poi lo spettacolo fatto da queste luci, quello che diceva Gino non è sbagliato, le luci questa volta sono però dedicate alla pallavolo. Chissà che a giugno non ci sia un'altra squadra di Perugia in Serie A 1. Allora, questo ne parliamo dopo, perché ora è il turno di Gigino e la Cesira, quindi ci ripostiamo un po' e ci andiamo a gustare la bellissima qualità e passione di questi due compagni di viaggio per oltre 40 anni, era quel lontano 76 quando iniziammo a provare a fare qualcosa di divertente, e forse ci è riuscito solo perché la gente questo ce lo ha testimoniato nel corso di questi 42 anni. E allora, Gigino. Che ti fregate ben bene, anche stavolta con l'abbonamento alla televisione. E vedrà che si ne staccava la corrente per tutta casa, perché l'abbonamento non è pagato più sicuro. Delinquente. Non sa poi il mio stai a guardare talore. Dopo dice, ne mai a scappare da casa, da saccurre. E chiusa la storia. Allì. Ma mi sai che stai a sbagliare, Gigino? Che stai a sbagliare? Devo guardare la televisione, Cesira. E allora? Come fa tutto il mattino prima di scappare, l'hai visto? E allora? Allora che è questo sbagliamento? Ho deciso. Ha deciso chi? Io Brexit. Ma che è Brexit? Brexit, io adesso Brexit. Ma che è Brexit? Io adesso esco. Voi dieci? E dove vai? Esco, perché quel coglionario io lo posso sentire più. Perché non so quel coglione lì. Hai capito? Non so che voglio dire. Ma come adesso non capisco? Io stavo ascoltando la televisione, non c'è più una parola in italiano. Non c'è più un cristiano che si chiama come noi. Ma perché che stavi ascoltando? Che stavi vedendo, capito che stavo ascoltando? Stavo a guardare Agurà, come fa tutto il mattino. E allora? Allora perché mi dà gusto, perché parlo di cose serie, interessanti. E allora? Ma volete parlare un po' in italiano? Ma io per ascoltare la televisione pagare l'abbonamento. Cosa avevi fatto? L'università? Cosa avevi fatto? La laurea in scienze politiche? Ma scusami, ma di che stavano a parlare? Non ho capito. Ho detto, mi è apparsa l'ultima parola, Brexit. Brexit. Non sa che vuol dire la Brexit? Non c'è nome. Maledetto quello che si chiamasse Mario Rossi. No? Tutti nomi stranieri, tutti nomi stranieri. Juncker. Juncker, Moscovici. Ma si stanno a intervistare la gente straniera per forza come sarà che a me? Macron. Ardemo io anche con questo. Maduro. Ma che era io? Ma Lassemo perde. Io non ho capito però ancora l'argomento della discussione qual era. Io non ho capito. Parlano tutti di questa Brexit, vuol dire la Brexit? Ma la Brexit, ma come, non sa che vuol dire? Vuol dire l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. E allora ci vogliono uscire e fai che ne chiedano altre? Ma non è che vengano a chiedano altre, ma che vuol dire? Che vuol dire che vengano a chiedano altre? Io non ci sto a capire più niente. Questo sto a fare un casino. C'è quella budellona della cosa che
E una volta, tu qua capisci la Teresa. Già che loro vogliono scappare dall'Unione Europea, ma ancora non capito mica dove vanno G. Hai capito qual è il ragionamento? Più che altro non capito dove vanno batti i corni dal ragionamento. Già, perché capì com'è. La Teresa, se star comandè, e di là, e a Bruxelles, e poi arviene di qua in Parlamento. Hai capito che adesso in Parlamento è un po' così, che ha visto se sto una ragagnè, perché chi vuole scappare, chi non vuole scappare. Perché le cose sembrano facili, ma invece è più difficile di quelle che sembrano, hai capito? Guarda che anche noi altri in Italia c'è qualcuno che vorrebbe scappare dall'Unione Europea. La nostra ancora si chiama Brexit. No, la nostra si chiamerebbe Italexit, capito? Italexit. Ci voleva di tanto di l'Italia esce, o l'Italia vuole sci, o l'Italia un po' le sci, perché da ma fini così che l'Italia un po' le sci, come importa fa i danni anche la Gran Bretagna si esce. Ho capito, io non so perché noi altri italiani ci siamo l'idea più confusi degli inglesi, capito, no? Quando andiamo a decidere le cose, perché la Teresa si sarà imbattita col mio nonno Bernardo, via tutta quella rilla che la do prego in la piega, l'hai visto come corre alla svelta. Noi altri italiani ancora si stiamo domandando che c'era qualcuno che voleva fare il muro sotto a Roma e non si sapeva se toccava farlo sopra o sotto Roma, no? E adesso invece vogliamo scappare dall'Unione Europea. Certo. E gli inglesi invece vorrà vedere più soldi, come facciamo? Vogliono scappare. Arpia la lira, arpia. Hai visto inglese e loro, la loro l'ho tenuto sempre. Ma adesso. Pensa che l'euro non ce l'ha allora. Adesso anche loro se stanno cos'ha, perché so come vorranno fare per scappare da sto casino, L'ho hai visto. Capito? Come vogliono fare? Hai tutti qui che è andato a lavorare a Londra. Penso di darmi oltre a tutti, vorrei avere due mettere. Insomma, per farla corta sta storia. Brexit o non Brexit, questo è il dilemma, Disse il puro Shakespeare. Già, siamo sempre tu qui. Hai capito? Ma poi ti dici qualcos'altro. Che disse? Ma non disse essere o non essere. Che si è ramata, abbattifemo ogni cosa, abbattifemo. Sempre quella la canzone. A Perugia la moto è Mancinelli. Mancinelli Motors, concessionaria ufficiale Yamaha e Sherco, rivenditore ufficiale Caschi Airo. Da noi troverai un vasto assortimento di abbigliamento e accessori motorhood e off-road. Officina autorizzata, pneumatici e servizio corse. Mancinelli Motors è anche rivenditore ufficiale di Fantic Bici, Bottecchia, Scott, Villier, Triestina, assistenza e ricambi Shimano e inoltre accessori e abbigliamento per pedalare sulle due ruote. Mancinelli Motors, ogni partenza un traguardo. Al centro delle emozioni. Fratelli Buini Legnami. Tradizione ed esperienza. Realizzano le vostre idee con abilità manuale abbinata alle moderne tecnologie. Scegliendo solo legno proveniente da foreste gestite responsabilmente, in maniera sostenibile. Abilità artigianale, competenze tecniche, progettazione per un risultato finale perfetto. Buini Legnami dal 1937. Preparatevi a vederne delle belle e delle buone. Pasticceria Vent'anni. La puoi trovare presso i punti vendita di Bugnano ed Ellera di Corciano. Ah,
Problema amianto? Hai nella tua proprietà strutture con lastrine Eternit o manufatti, vasconi, canne fumari e contenenti amianto? Chiamaci subito per ricevere le informazioni sui rischi e per richiedere un sopralluogo e un preventivo gratuito. Progeco, ci trovi in Via Europa a Bastia Umbra, Perugia. La scelta di una buona azienda vuol dire scegliere un buon infisso. Marinelli e Marta ti offre innovazione e qualità di un prodotto futuristico e durevole nel tempo, con un'estetica e design sempre attuale. Acquistare una finestra a Marinelli e Marta significa investire in serramenti che rispondono alle più recenti normative in materia di risparmio energetico, isolamento acustico e sicurezza. Marinelli e Marta, la tua finestra sul domani. Impresa Boschiva, Magni Alessandro. Dai nostri boschi la legna migliore. Taglio boschi e commercio legna da ardere per stufe e caminetti. Nuovo servizio offerto a domicilio con bancale di legna proveniente esclusivamente dai boschi umbri. Impresa Boschiva, Magni Alessandro. Via Soreano Penda, 45, Perugia. Inizia bene la tua giornata dalla colazione. Ogni momento è quello giusto per ritrovarsi alla vetrina delle bontà. Bar, pasticceria, panetteria, norcineria. Servizio rinfreschi e catering per le vostre cerimonie. Dolci per ogni ricorrenza. Pane caldo e pizza appena sfornati dal nostro laboratorio artigianale. Tutto questo anche la domenica. La vetrina delle bontà a Ponte Felcino vi aspetta tutte le sere per il vostro aperitivo. Non mancate! Con Gettulio che ci racconta. Una sera la mia moglie mi si è accostata e fumalito. Sono stracca morta e ho bisogno di cambiare aria e di sento un posto nuovo dove non sono mai stata. Allora sai che ho detto io. Qual è stata la proposta? Prova a fare una capatina in cucina. Ma Gesù. Tu di letto invece che cosa ci racconti? Allora, la polizia di Newport, Oregon, è intervenuta dopo una telefonata che segnalava un gatto su un albero con un fucile. Si trattava di un ramo, in realtà, che da sotto, fra le ombre, poteva essere scambiato per un'arma. I post della polizia sul web sono stati molto ironici sull'accaduto. Ah sì, non ho dubbi. Allora, Giacomo, facciamo proprio molto velocemente questo giro sul calcio, quindi sì. A Gubbio l'arrivo di Inanu, parliamo di Giuseppe Calderisi, quindi quando si viaggia con la Juventus poi resta qualcosa, quindi sembra che c'è un'aria nuova. Sì, poi avevo avuto già un'esperienza. A Terni invece Alessandro Calori ancora deve andare a regime. Uno che la Juventus l'ha castigata, invece e non, a Terni vengono i geloni, noi Calori. Ma Gettulio, queste battute che c'entrano, anche se può legare, però certo, effettivamente è così. Effettivamente fa freddo, la classifica della Ternana comincia a essere un pochino deficitaria, soprattutto davanti stanno partendo il Pordenone a 10 punti di vantaggio, 9 punti. Quindi sulla praticamente seconda. Il campionato girone B già sistemato per direi lo meno. Che per il primo posto è già abbastanza blindato e la Ternana dovrà dare un grosso scossone per rientrare in una posizione favorevole nei playoff. È vero che li fa anche la decima, ma insomma la Ternana deve assolutamente arrivarci in una posizione diversa. Il Gubbio invece comincia a sognare magari di fare i playoff, perché si è scrollato di dosso il gruppone dei playout. Calderisi, come accadde già 15 anni fa, ha dato una sterzata importante, 5 risultati utili consecutivi, e dopo domani arriva la seconda in classifica, Limolese, che è una sorpresa, ma il Gubbio di questi tempi potrebbe anche riuscire a fare il colpaccio in casa, ma insomma contro questi Se invece dalla latitudine di Gubbio Alessandro Nesta sta facendo delle ottime cose, no? Quindi un torneo assolutamente positivo. Questo sì, peccato come le due giornate a cavallo dell'anno tra Cremona. Purtroppo ha sbagliato la Sierra a Trento il giorno dell'Epifania e purtroppo ha sbagliato a Cremona e Perugia e è ripartito malissimo con il Brescia. Esatto, però io credo che la squadra ci sia, abbia personalità. Probabilmente quella di sabato è una partita
verità, ma verità per la consapevolezza della squadra. Secondo me con il Palermo ottenere un risultato, ma soprattutto fare la prestazione, significa per la squadra essere ancora più consapevole che può puntare più in alto, sebbene sia già nella zona playoff. Però questo Perugia secondo me può farcela in maniera un po' sbarazzina. Sono curioso di vedere gli innesti di gennaio, secondo me ci sono i numeri, Falzerano l'ho visto qualche tempo a Gubbio, ovviamente è cresciuto molto, sono giocatori che possono aiutare questa squadra. Il tempo sarà galantuomo, anche secondo la tua visione, Giuseppe, prima di tornare sulla Bartoccini, stanno un po' solo per Perugia Calcio, perché un presidente di pallavolo regionale non può non seguire anche la passione del calcio, perché il calcio è un po' il grande locomotore della vita. Assolutamente, penso che per Perugia può combattere assolutamente per i play-off. Logico, non voglio che succeda come l'anno scorso, come due anni fa, però alla fine penso che i presupposti ci sono. Nesta sta lavorando bene. Non me l'aspettavo. Un po' sorpreso, credo, sì, un po' a tutti, perché sì, non me l'aspettavo, invece sta lavorando. I grandi campioni soffrono sempre per fare molto bene in panchina, invece lui sta creando quasi un'eccezione. Sì, Perugia merita qualcosa in più, ecco. Senti, invece abbiamo parlato della nazionale, questa grande iniziativa al Palabarton di giugno, ma naturalmente noi vogliamo coltivare grandi sogni, riportare la 1 anche nella pallavolo, quindi per la squadra di Antonio Bartoccini e Fabio Bovari, questo Deus Machina della pallavolo femminile. Sì, anche quindi qua nessuno si aspettava che Fabio avesse diciamo questo successo, anche perché l'anno scorso probabilmente si è sofferto un rodaggio abbastanza duro, però quest'anno stanno facendo molto bene. Naturalmente il campionato è lungo, io dico sempre che i play-off sono un altro campionato, quindi incrociamo le dita e speriamo che la Bartoccini, anche perché Antonio è davvero un ottimo imprenditore, ecco, abbiamo parlato di Sirci, ma Antonio ne è da meno, anche perché è un gran lavoratore e poi ci crede in questa squadra, io ci spero. Molto bella anche quell'amichevole che è stata fatta per beneficenza tra le due squadre. Un'alzata per la vita, davvero grande momento. Allora, siamo prossimi alla consegna del prossimo ritratto e dopo gli ultimi suggerimenti voglio chiedere a Diletta come la vede su. Quindi dobbiamo salutare il nostro pubblico con... Allora, qui l'ho sentita dalla parrucchiera della mia moglie. No? Lì chiacchierano. Due è un luogo garantito amiche, per il dialogo. Due amiche che si vedevano da un bel pezzo. Dopo salutate una di sta con l'altra. Come va la tua storia d'amore con Filippo? E quell'altra gli risponde, cocca mia, è finita da un pezzo. Perché? Vi siete lasciati? No, ci siamo sposati. Ma io credo l'atteggiamento dal fine come è andata mi sembra che non è consono, ma detto questo bene così. Allora Gettulio, noi naturalmente l'appuntamento lo rimandiamo al prossimo giovedì, invece Diletta prima della lettura sabato, chiaro, Perugia Palermo non può non essere raccontata. Dicevamo della Bartoccini, sì, inizia un altro pool promozione, inizia un altro campionato fondamentalmente. Inizia un altro campionato dove le ragazze vedranno appunto degli impegni anche molto ravvicinati. Io invito, come sempre faccio, tutti al palazzetto, perché mi alleno con queste ragazze e posso dire che è un bellissimo gruppo, è un gruppo molto unito, vero anche, è un gruppo molto unito ed è bello che una squadra riesca a trasmettere queste emozioni. La componente mentale nella pallavolo femminile è molto più alta rispetto a quella maschile e non sempre si riescono a trovare questi meccanismi e queste armonie che questo gruppo di ragazzi sa trasmettere benissimo al proprio pubblico. Quindi faccio questo invito a tutti. Grazie molte. Competenza e qualità da parte di Diletta. Allora noi con Paola, che ricordiamo che giovedì prossimo avrà questo bellissimo impegno, purtroppo non ci sarò. Tu non ci sarai, però tu hai una gemella
che è bellissima e bravissima come te, quindi noi non ci facciamo mancare nulla. Trovare una sostituta nel borgo che sa fare più che altro foto, più che ritratti, quindi questo lo vai a consegnare a Giuseppe Lomorno, che io ringrazio per aver scelto la nostra serata. E naturalmente, prima di salutare lui, con Giacomo intanto ricordiamo di questo grande, grande percorso anche con il talk show politico in Umbria, perché siamo partiti a novembre, sta andando bene, molto alla bene. Grande, quindi ricordiamo l'appuntamento di venerdì prossimo, non domani ma venerdì 15 di febbraio, avremo in studio il presidente di Confindustria regionale Alunni. È una seconda parte dedicata al mondo dell'impresa e ai giovani con altri ospiti, quindi vi aspetto. Interessante. Vi aspetto tra 8 giorni. Ma prima di 8 giorni, lunedì alla sala della Vaccara? Nel Segno dei Padri ricordiamo questa bellissima storia, lo facciamo per la prima volta, non solo con autorevoli relatori, ma con un testimone dell'epoca. Ci sarà anche il professor Antonio Marionni, che era presente da interprete al colloquio nel 44 tra il vescovo di Gubbio e il colonnello comandante della Wehrmacht a Gubbio, quindi un testimone straordinario di quella vicenda. Grazie Giacomo per aver scelto questa serata con Giuseppe Lomorno, che io ringrazio, perché lui naturalmente oggi, sfrugugliando su internet, ambito premio consegnato al professor Giuseppe Lomorno, universitario professionista amato e stimato dagli umbri. Quando il professor Francesco Riva ti ha consegnato in quel novembre 17, non lontanissimo, un premio di questo livello, credo che sì, ha un grande significato. Non solo a me, penso all'ospedale di Perugia, al mio staff e alla dottoressa Marchesini, che si occupa di emofilia, quindi diciamo questa malattia rara a cui sono soggetti spesso i bambini, e quindi la nostra attività deve essere più vicina a coloro che soffrono. Complimenti. Grazie. E grazie anche a te per aver scelto questa idea di questa serata targata 7 di febbraio, che fra un po' Gettulio arriva all'8. Ma detto questo, siamo davvero ai saluti, amici telespettatori, grazie a tutti i miei ospiti di questa serata, la mia bellissima squadra insostituibile, Gettulio, Diletta, Paola e naturalmente Giacomo e Giuseppe. Con voi l'appuntamento prima di giovedì prossimo, naturalmente ricordiamo che riprende il percorso dopo la pausa del terzo turno di questa serie BK che naturalmente ci coinvolge. Il Perugia riprende l'appuntamento al Curi con il Palermo, un match tosto, ma il Palermo non vive il suo momento migliore e societario e a livello proprio di risultati, quindi ci auguriamo di approfittare per un attimo di questo momento, augurando al Palermo le migliori fortune dal prossimo turno. È davvero tutto, buonanotte. Un programma in collaborazione